Ciao a tutti, sono di rientro dai campionati italiani indoor assoluti di Ancona, che sono andati molto bene perché mi hanno regalato la mia prima finale, un campionato italiano assoluto. È stata una giornata ricca di emozioni. Dopo la batteria non ero molto soddisfatta perché pur avendo guadagnato la semifinale avevo fatto molti errori, soprattutto in partenza. Così in semifinale ho deciso di concentrarmi molto più su quello che avevo sbagliato in batteria. Ho realizzato quella che penso sia stata una delle partenze migliori della mia carriera sportiva e che mi ha consentito di raggiungere il terzo posto e quindi la qualifica diretta alla finale. Ho concluso la finale con l'ottavo posto, ero un po' affaticata, speravo in un personale, ma comunque facendo poi tutta la situazione, l'obiettivo era la finale, già solo aver raggiunto la finale per me è motivo di grande soddisfazione. I risultati più belli sono ancora più emozionanti quando condivisi con persone care. Il mio allenatore Pompilio Bargone è sempre presente in tutte le manifestazioni più importanti, da sempre la mia guida, fin da quando ero piccola. Con cui condividiamo gli stessi obiettivi e che mi dà sempre una carica in più per raggiungerli. E poi anche dalla mia compagna di squadra che mi ha accompagnato in questi giorni lì ad Ancona, Daniela Lai, a cui sono molto legata, oltre che essere una grande amica, mi ha aiutato, mi ha spronato parecchio perché noi due condividiamo lo stesso approccio alla gara, cioè con molta determinazione, molta grinta e concentrazione. E lei per me è stata da sempre molto utile anche in queste occasioni. Ringrazio ancora una volta la mia società, il Cus Cagliari. Senza questa magnifica società che mi dà sempre l'opportunità di partecipare a queste competizioni importanti, nulla sarebbe mai potuto essere realizzato. E saluto tutti, un abbraccio, ciao!